a fragola, applausi, ovazioni e persino un baciamano. Così a fragola, centro dell'Interland napoletano, ha accolto il ministro dell'interno, Matteo Salvini, che nel primo pomeriggio di ieri 18 gennaio ha raggiunto il municipio per un incontro con il sindaco, Claudio Grillo, e i vertici delle forze dell'ordine. 7. Stretti di mano e abbracci con la folla che ha anche sfidato qualche scroscio di pioggia pur di salutare il responsabile del villaggio, in un video, che è diventato virale sul web. Si vede che un sostenitore, addirittura, bacia la mano al ministro. In piazza Municipio erano radunate almeno 500 persone. Salvini ha incontrato il sindaco per affrontare un tema comune a tanti centri della zona, quello della sicurezza. Nel rione popolare Salicella, uno dei punti critici della città, a Monfa si è tentato lo sgombero degli alloggi occupati abusivamente, la cui gestione occulta passa attraverso il plan locale della Camera. Basta occupazione abusiva, dice Salvini, che promette entro poche settimane la restituzione al comune di quegli alloggi occupati da decenni da chi non ne ha diritto a scapito di chi attende da tanto una casa. Sarà un intervento rigoroso, assicura anche al sindaco Grillo. I cittadini devono denunciare e collaborare, dice il primo cittadino di Afragola, perché lo Stato c'è e non bisogna aver paura. Grillo si è confrontato con il ministro dell'interno proprio sulle possibilità che il decreto sicurezza offre in tema di sgomberi per spazi occupati. E Salvini è stato chiaro. Non colpiremo i più deboli ma quelli che si sentono più forti o non lo sono, dice, riferendosi a chi non occupa per necessità ma per affermare un po'.